Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Daniel Nilsson, noto per il suo ruolo di bonus a Davanti un altro, è sparito dai radar. Le motivazioni? Sono più gravi del previsto. Daniel Nilsson, noto come il bonus di Avanti un altro, ha catturato l'attenzione del pubblico italiano grazie alla sua bellezza e al suo carisma. Il programma, condotto da Paolo Bonolis, è diventato uno dei giochi televisivi più amati dagli spettatori italiani. Tuttavia, Daniel è stato sostituito da Andrea De Paoli, un altro bellissimo ragazzo che ora ricopre il ruolo di bonus in Avanti un altro. Anche se il motivo dell'addio non è stato specificato, sembra che Daniel abbia dovuto affrontare gravi motivi personali, come annunciato da Franco Pistoni. Uno dei protagonisti del programma è conosciuto come lo Jettatore tramite un commovente post su Instagram, in cui lo ricorda con grande affetto. Avanti un altro è un popolare programma televisivo italiano condotto dal leggendario Paolo Bonolis. Il gioco coinvolge una serie di domande e prove di abilità, con il bonus che svolge un ruolo chiave nell'interazione con i concorrenti. Daniel Nilsson, con i suoi capelli biondi e il suo fascino irresistibile, ha reso il personaggio del bonus un'icona amata dal pubblico. L'uomo è un modello e attore svedese, originario di Stoccolma. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo lavorando come modello in diversi paesi. Grazie al suo aspetto affascinante, ha ottenuto notevoli successi nel campo della moda. La sua partecipazione a Davanti un altro ha contribuito a renderlo famoso in Italia e ad aumentare la sua popolarità tra il pubblico televisivo. Il passato da sportivo e l'amore. Prima, però, di affacciarsi al mondo dello spettacolo, Nilsson era un vero e proprio sportivo. Infatti, la sua passione per l'hockey e il duro lavoro lo hanno portato a gareggiare in competizioni importanti anche di caratura internazionale. Nato a Malmo, sebbene mostri meno della sua età, ossia 43, Daniel è del segno dell'acquario ed in seguito ad un brutto infortunio interrompe i sogni di gloria con l'hockey dedicandosi al surf dopo essersi trasferito in Australia. Una volta, invece, in pianta stabile in Italia, Daniel ha cominciato a lavorare nella moda, prima come modello diventando poi un vero personaggio televisivo grazie al lavoro nella trasmissione di Paolo Bonolis. Secondo quanto indicato dal suo Instagram, Daniel è fidanzato con Maya Ivarsson, alias Nancy Blonde, della quale pare innamoratissimo anche se i particolari della loro storia personale rimangono privati. Nonostante il grande successo e l'affetto del pubblico, Daniel Nilsson è stato sostituito nel ruolo del bonus da Andrea De Paoli. In uno degli ultimi post sui suoi social, Daniel si mostra con un piede rotto ingessato, bloccato su un letto di ospedale. Proprio da qui scrive: "Non si cammina ma si parla molto. In attesa di operazione". Altri dettagli non sono stati svelati, ma a chiarire un po' ci ha pensato Pistoni, che come già detto gli ha dedicato un dolce messaggio social riconoscendone l'importante contributo che ha dato al programma condotto da Paolo Bonolis. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.